Buongiorno a tutti voi cari amici, ben ritrovati, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio essereilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia. Questa mattina facciamo una magnifica meditazione per iniziare al meglio questa meravigliosa settimana. Ci connettiamo all'antilope, questo meraviglioso animale che è connesso all'azione, quindi faremo questa meditazione assieme. Vi ricordo anche che oggi è la giornata dedicata al digiuno lunare, quindi abbiamo iniziato ieri notte dopo cena, quindi cena entro le 20 e poi successivamente 24 ore. Comunque di fondo già se riuscite a fare 16 ore è stato osservato scientificamente che le cellule iniziano già a rigenerarsi. Quindi soltanto acqua, presumibilmente, alcuni preferiscono anche bere acqua e limone anche per ripulire, però diciamo che il digiuno classico per eccellenza è quello con soltanto acqua. Quindi comunque se volete c'è il gruppo Digiuno Lunare, sia anche sul sito ci sono tutte le informazioni, quindi potete comunque anche ritrovare lì un po' di materiale e qualche condivisione che abbiamo fatto della nostra esperienza. Benissimo, allora iniziamo questa fantastica giornata con questo meraviglioso animale, l'antilope. Quindi facciamo la meditazione di connessione al solito, possiamo all'inizio radicare un pochettino, quindi percepiamo sempre le radici che affondano nella terra e quindi chiedono il permesso di entrare in contatto con l'energia terrestre, con il cuore della terra e poi si irradia appunto questa energia come un abbraccio dal basso verso l'alto. E andate va a riscaldare tutto il nostro corpo e da qui inizia un po' la connessione. Poi successivamente, se volete, potete visualizzare, in questo caso l'antilope si trova per esempio nel deserto, in Africa, quindi la savana, comunque potete visualizzare il luogo che volete. E puoi piano piano entrare in contatto, in connessione con questo animale. Il tutto avviene molto spontaneamente, così come facciamo sempre. Mi posso connettere quindi alla vibrazione corrispondente che desidero, insomma, attraverso una semplice connessione a livello proprio di coscienza. E facciamo queste connessioni perché appunto ogni animale impartisce delle lezioni e degli insegnamenti e poiché riconoscendo appunto che gli animali sono i nostri compagni di viaggio, quindi ci possiamo connettere a loro per imparare, per apprendere queste lezioni e quindi connetterci a quel tipo di energia. Noi abbiamo trovato molta risonanza con la visione dei nativi americani che quindi all'interno del grande spirito poi ogni creatura vivente quindi incarna una forza sostanzialmente e da lì si può entrare in contatto, in più profondo contatto anche con noi stessi grazie appunto a queste connessioni che comunque ci allineano a determinate forze, determinate energie. Ok, comunque adesso partiamo con la meditazione in modo che ciascuno possa fare questa esperienza personale. Siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via.
Piano piano torniamo nel momento presente e quando siamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questa meravigliosa meditazione che abbiamo fatto questa mattina. È stata molto molto bella, vorrei fare una piccola condivisione di quello che ho percepito dopo aver fatto un po' di radicamento, quindi essere entrata un po' in connessione, in contatto quindi con la terra. Successivamente, appunto, iniziato a visualizzare un antilope e l'ho vista proprio bere mentre beveva dell'acqua da appunto un laghetto, comunque una fonte che c'era, e in quel momento proprio mi è arrivato come sia importante appunto sempre questa connessione a questo elemento, cioè una conferma comunque continua dell'acqua sia come nutrimento, così in senso puramente fisico, sia anche per aumentare questa capacità di fluire. Quindi attraverso questa capacità di fluire nelle situazioni è anche possibile quindi attivarsi in modo molto più quindi fluido e risparmiare quindi la propria energia grazie appunto alla fluidità che ovviamente l'acqua ci insegna. Poi, oltre a questo, un altro aspetto interessante erano questi salti repentini, questi spostamenti, quindi diciamo repentini dell'antilope, che sono anche consentiti da una figura abbastanza quindi snella. Quindi il fatto di non avere su di sé troppi carichi, comunque anche di mantenere una forma quindi così snella consente di fare tutti questi salti, quindi iniziare a completare più azioni, attivarsi su più fronti contemporaneamente e riuscire a portarle quindi a termine grazie a dei salti diciamo precisi in determinate direzioni. Quindi questo corrisponde sostanzialmente a quello che noi quando noi ci attiviamo, insomma, per portare avanti determinate azioni, quindi fare dei salti in una certa direzione, alleggerendosi dei carichi, comunque cercando di essere più leggeri possibile, in modo quindi da completare e da riuscire a fare anche più azioni contemporaneamente. Comunque c'è un tempo dedicato a quell'azione, come se fosse un salto, uno spostamento repentino, poi passo successivamente ad un'altra azione, un altro spostamento e così via. Questo è quello che è arrivato per portare avanti più cose, più attività nello stesso tempo, essere agili, essere snelli come l'antilope, togliendosi di torno, diciamo così, dalle spalle tutti i carichi, sentendosi quindi leggeri, sempre più leggeri e snelli. Questo era il secondo, e poi ancora un terzo aspetto arrivato molto interessante, cioè il fatto di essere sempre comunque vigili, di essere presenti, osservatori. L'antilope è molto presente nel momento, proprio perché appunto da lì dipende anche la sua vita, dalla sua capacità di essere nel qui e ora e di riuscire a percepire ogni movimento, quindi tutto ciò che accade nello spazio intorno a lei. E quindi questo è il terzo insegnamento di questa mattina, cioè essere nel qui e ora, essere presenti, osservatori del momento. Questo appunto è un aspetto importante connesso anche al fatto di essere efficienti, al fatto di essere quindi ricettivi, percettivi nel qui e ora per fare poi le giuste scelte, compiere le giuste azioni. Insomma, questo è stato quello che ho visto.
colori, sarà un po' sia deserto, sia appunto questo, quindi sul marrone, il colore della terra, sia anche appunto questo colore dell'acqua, e poi ovviamente i colori dell'antilope, anche questo mi ha attirato tantissimo. E la determinazione, quindi anche queste, le due corna, insomma, che poi la determinazione nell'azione, in una determinata quindi direzione, si propagano le nostre energie. Ok, adesso vediamo un attimo invece, sempre dal libro sugli animali, vediamo se c'è qualche cosa ancora da aggiungere o da sottolineare. Sempre su questo animale, vediamo un po' che cosa ci dicono sempre gli animali medicina. Allora, ecco qua. Allora, quindi l'antilope è l'azione. L'antilope significa azione consapevole. L'antilope è un simbolo di quell'antenna formata dai tuoi capelli che ti collega al grande mistero per mezzo delle sue lunghe corde di luce. Osservando l'antilope si diventa consapevoli della propria mortalità e del poco tempo a disposizione su questo pianeta. Con questo concetto bene in mente, puoi agire di conseguenza. Oh, assolutamente perfetto. L'azione giusta incontra il consenso del grande mistero. La medicina, dell'antilope è la conoscenza del cerchio della vita. Sapendo della morte, l'antilope può vivere davvero, quindi questa presenza del qui e ora. L'azione è la chiave e l'essenza del vivere. I poteri dell'antilope sono stati ricercati e fatti propri dagli sciamani sin dai primordi. Molti sono stati i clan dell'antilope, il potere delle persone antilope è grande. La sua medicina ti dà la forza della mente e del cuore. È la capacità di intraprendere un'azione veloce e decisiva per portare le cose a compimento. Assolutamente anche qui molto risonante. Se ti senti ostacolato, evoca la medicina dell'antilope. Se sei nei pasticci e circondato dalle difficoltà, i poteri dell'antilope ti suggeriranno l'azione giusta e presto sarai libero. Molte soluzioni ingegnose vengono sussurrate dall'antilope. Ascolta e, cosa più importante, agisci. Circondati dell'illuminante sapere, segreto dell'antilope, combinandolo con l'azione, e supererai qualsiasi ostacolo o impedimento sul tuo cammino. Se l'antilope è il tuo albero della centratura e la tua forte medicina personale, ringrazia il Grande Spirito di ciò che dovrebbe essere detto. Il tuo giudizio è ben fondato e le tue azioni avranno successo. Ascolta sempre ciò che l'antilope ha da dirti. La sua presenza nelle tue carte indica un messaggio di uno scopo superiore. L'antilope ti arma con l'arco dell'autorevolezza e ti dà la forza di agire per il bene tuo, della tua famiglia, del clan, della nazione e infine di Madre Terra. L'antilope dice: fallo adesso, non aspettare oltre. L'antilope sa come fare e anche tu. Fatti coraggio e buttati. Il tuo tempismo è perfetto. Nel momento in cui l'antilope è saltata nelle tue carte, cioè adesso, il potere sei tu. Beh, direi che è assolutamente un messaggio potentissimo e appunto c'è ancora qualche cosa quando appunto ci sentiamo invece ostacolati e quindi bloccati in qualche maniera. Quindi evidentemente questo è un segno che non ci stiamo ascoltando e non stiamo agendo secondo il volere del Grande Spirito. Può darsi che tu prenda più di quanto dai,
La medicina dell'antilope capovolta, quando appunto la carta esce capovolta, ti rende strano e litigioso. Sarai certamente indeciso, non sapendo che direzione prendere. Forse stai mentendo a te stesso e agli altri. Smetti di farlo, anche se pensi che questo ti tirerà fuori dai guai. L'antilope capovolta ti farà incespicare ad ogni svolta. Smetti di essere così convenzionale e di seguire gli altri in ogni occasione. Assumiti la responsabilità e lascia che il cuore dell'antilope batta con forza in te. Così saprai come agire. Ma come sempre il messaggio è: fallo! La paura dell'ignoto diminuisce una volta che si passa all'azione. L'antilope capovolta può anche dirti che è necessario decidere di cominciare. L'elemento principale nel procrastinare è la mancanza di convinzione. Onorare il destino che hai scelto significa mantenere l'impegno di fare ciò che proclami che stai facendo. Agire coerentemente con le proprie parole è l'essenza delle persone antilope. Dire e non fare è invece tipico dell'antilope capovolta e per raddrizzarla sono necessari 3 passi. Avere il desiderio di fare qualcosa, prendere la ferma decisione di passare all'azione e farlo. Quindi essere coerenti con le proprie parole, prendere assolutamente la decisione di agire e di conseguenza poi agire, farlo in modo tempestivo, in modo sincronico, essendo anche presenti nel qui e ora, quindi in questo momento, essere coscienti di quello che noi stiamo andando a fare e di tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che accade. Passare dunque all'azione, oltre alle parole, farlo, non procrastinare, farlo nel qui e ora, partire da subito, partire da adesso. Allora, sono le 7:28, siamo quindi in chiusura. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me questa mattina a fare questa meravigliosa connessione assieme. Se volete potete sempre scriverci una mail a info@esserilcambiamento.it. Trovate sul sito sotto saggezza antica appunto gli animali medicina, gli animali totem dei nativi americani, e quindi potete anche leggere rispetto anche agli altri animali quali sono i principi che incarnano. Comunque, diciamo così, a rotazione faremo sempre delle connessioni e quindi appuntamento a domattina dalle 7 alle 7:30, e poi vi farò sapere anche la data della prossima puntata serale di Lavoro Pratico in Sé, che sarà intorno al 12-13 di marzo. Un grandissimo saluto a tutti dalla web radio di Essere il Cambiamento.